A tutti voi buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento della nostra informazione. La cronaca questa mattina è in primo piano, ancora un incidente mortale sulle strade pugliesi. Nella serata di ieri, mercoledì 7 giugno, a causa di un terribile scontro tra un'auto e una moto, ha perso la vita un uomo di Laterza di 43 anni. Il motociclista si è scontrato con un'auto in via Matera. Sul posto sono intervenuti la polizia e il 118. Ancora la cronaca, torniamo ad occuparci della morte del giovane operaio investito all'altezza di Terlizzi mentre si trovava al lavoro su quel tratto di strada sulla provinciale 231. Sabato ci sarà il conferimento dell'incarico dell'autopsia. Sarà conferito sabato l'incarico per l'autopsia sul corpo di Gabriel Aurelian Petrescu, il giovane operaio di 22 anni morto dopo essere stato investito mentre lavorava sulla strada provinciale 231 all'altezza di Terlizzi nel Barese. Il giovane si trovava sull'arteria stradale per segnalare, sventolando la bandiera, la presenza dei suoi colleghi al lavoro poco più avanti. L'esame autoptico, che sarà eseguito all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, servirà a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La donna, 45 anni di Andria, che era alla guida dell'auto che ha investito il giovane operaio, ha detto di non aver utilizzato il telefono alla guida. Si è fermata immediatamente dopo l'impatto per prestare i primi soccorsi, ma il 22enne è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato per alcune decine di metri. La donna è accusata di omicidio stradale, mentre la sua auto è stata sequestrata. Sull'incidente indaga la procura di Trani. Cambiamo ora argomento, riunione in Regione Puglia tra i comuni e i gestori degli impianti privati di smaltimento rifiuti per discutere dei servizi di trattamento dei rifiuti urbani. L'incontro è stato richiesto dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che si è fatto un mediatore tra le parti. Trovare un punto di equilibrio tra comuni e gestori degli impianti privati di smaltimento rifiuti che consenta un contenimento delle tariffe è l'obiettivo della riunione che si è svolta nella sede della presidenza della Regione Puglia a Bari. Una differente visione tra i comuni che tendono a mantenere tariffe controllate e i gestori degli impianti che lamentano difficoltà a causa dell'aumento dei costi energetici. I comuni vorrebbero una tariffa controllata secondo meccanismi definiti dalle autorità regolatorie. Le imprese dicono che in quelle tariffe non ci stanno e che i costi sono superiori. Bisogna trovare la maniera di non lasciar decidere questa roba ai giudici, perché altrimenti si rischia di scontentare o i comuni o le imprese. L'intesa è di rivedersi entro un brevissimo lasso, non più di una 10-15 giorni, per verificare le due proposte da parte dei comuni e da parte dei gestori privati, per trovare una composizione che non lasci la soluzione del caso al contenzioso giudiziario che si concluderà in autunno da parte del Consiglio di Stato con riferimento alle tariffe. È stata una giornata importante la presenza del Presidente, che c'è sempre stato, ma diciamo, a rimarcare la necessità di del confronto e dell'ascolto. Sono anni che è in corso una crisi sul settore, ma perché da un lato ci sono i comuni, i cittadini che non possono continuare a sostenere l'aumento progressivo dei prezzi e quindi della Tari, perché è quello che più ci è difficile fare ogni volta in Consiglio Comunale, quindi siamo noi portavoci degli interessi di tutti quanti i cittadini. E al contempo oggi abbiamo ascoltato, ma come ANCI e come AGER l'abbiamo sempre ascoltato, l'altro versante, cioè gli impianti, quindi i gestori degli impianti, che invece al contrario lamentano il fatto che in tariffa, per quella che è la tariffa determinata dall'AGER, non è possibile contenere tutti gli extracosti che negli ultimi anni ci sono stati, anche a causa naturalmente di eventi epocali come quelli che abbiamo vissuto. Adesso la cultura, andiamo in Basilicata, a Matera, successo per il Balsamo dell'Animo, la commedia musicale realizzata dal liceo scientifico Dante Alighieri, insieme a noi di TRM Network, nell'ambito del più ampio progetto PCTO, organizzare la comunicazione mediatica, anche la realizzazione da parte degli studenti di un comunicato stampa con foto e interviste video sull'evento di fine anno.
Cala il sipario sulla commedia musicale Il Balsamo dell'Anima, realizzata dal liceo scientifico Dante Alighieri di Matera e preparata con cadenza settimanale ogni sabato pomeriggio attraverso un percorso avviato a gennaio nell'ambito del progetto formativo PON, La Gioia di Apprendere. Un contenitore d'eccezione, il Cineteatro Guerrieri ha accolto per l'importante momento le famiglie. In scena un adattamento teatrale di un grande classico del 1922 di Hermann Hesse, Siddhartha, uno spettacolo che attraverso un susseguirsi di quadri mette in risalto le grandi emozioni dell'esistenza rispondendo a un obiettivo preciso, trasferire agli astanti il senso profondo del vivere. Il lavoro, realizzato in team, è stato supervisionato dalla dirigente scolastica Maria Luisa Sabino. È un percorso lungo tutto un anno scolastico, è un percorso in cui in un ambiente non formale noi tutti impariamo qualcosa, tra giochi, tra salti, musica, luci, colori, abbiamo tutti un messaggio molto fondamentale da portare a casa, che è quello che è l'esperienza reale è la vera strada per la felicità. Una macchina organizzativa complessa, frutto della collaborazione fra docenti e personale scolastico. Insieme a noi di TRM Network, anche la realizzazione da parte degli studenti di un comunicato stampa con a corredo foto e interviste video sulla commedia di fine anno nell'ambito del più ampio progetto PCTO, organizzare la comunicazione mediatica. Siamo a Matera, dove torna la Bruna dei Piccoli. Il 24 giugno la versione è dedicata ai bambini della festa patronale in onore di Maria Santissima della Bruna. Una festa della Bruna a misura di bambino per vivere appieno ogni momento della giornata più lunga dei materani. Torna l'iniziativa della cooperativa Il Puzzle e della Scuola dell'Infanzia all'Albero Azzurro, edizione numero 11, in programma il 24 giugno negli spazi di Yogo Village dalle ore 18. I nostri piccolini hanno dai 3 ai 6 anni, ognuno di loro ha un ruolo specifico all'interno del corteo e i ruoli vanno dalla Madonna alla Lauriga, al ruolo del generale, vice generale, trombettiere, c'è la confraternita, la protezione civile, gli assaltatori, insomma un cospicuo numero di bambini poi vengono impiegati, lasciatemi passare il termine, per la realizzazione di questa Bruna dei Bimbi. Per vivere poi tutte le fasi della festa. Esattamente, vivono in questo modo tutte le fasi della festa, in maniera però sempre giocosa, sempre attraverso il gioco, senza nessuna pretesa, perché ovviamente sono piccolini e sanno benissimo che all'interno del corteo ogni ruolo ha la sua importanza. Siamo ormai giunti alla 11ª edizione, e perché non collaborare con la comunità e altre professionalità? Sì, abbiamo avuto supporto per quanto riguarda Erghiò, gli Angeli del Carro, poi ci sono anche aziende che ci supportano per la realizzazione di tutta la festa. Quindi grazie a tutti riusciamo a portare un buon risultato per la gioia dei bambini. Anche quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo messo le nostre mani sul carro, è in fase di preparazione, non è stato ancora completato. La cosa bella, quest'anno ci saranno due famiglie che sono tradizionalmente legate alla cartapesta che collaboreranno fra di loro, gli Epifania e i Pentasuglio. Il carro è stato quasi interamente realizzato dai bambini, noi abbiamo aiutato nell'assemblare il carro e nel pitturarlo. Vedremo che cosa uscirà da sotto, non lo sappiamo ancora. La conferenza stampa, la volontà di realizzarla nel Borgo La Martella è un segnale per noi importante non solo per i 70 anni che ricorrono la nascita del borgo, ma anche al tempo stesso la volontà di far riappropriare i cittadini e le comunità quella che è la festa della Bruna dei Bambini, che oramai è diventata oramai di proprietà, diciamo, della città. L'Albero Azzurro e il Puzzle l'alimentano, governano il processo, lo intensificano, ma poi giusto che i bambini, soprattutto quelli della fascia 3-6 anni, ne diventino i protagonisti e aspettiamo il 24 giugno.
Adesso lo sport, il calcio, cresce l'attesa per questa sera alle 20:30. Il Bari scenderà in campo a Cagliari per la finale di andata dei play-off per giocarsi la Serie A, diretta tra l'altro di Ecche Calcio questa sera per commentare insieme la partita. Nel frattempo ieri i giocatori del Bari sono partiti verso Cagliari, con loro c'era anche il sindaco Antonio De Caro. C'era anche il sindaco di Bari, Antonio De Caro, insieme ai biancorossi in partenza per Cagliari per la finale di andata al play-off di Serie B. Il primo cittadino è stato invitato dalla società a far parte del gruppo squadra per i primi 90 minuti che valgono una stagione. Quest'estate nessuno pensava potessimo arrivare a questo punto. Sono arrivate in merito dei giocatori, speriamo ci portino in Serie A. Hanno fatto un campionato incredibile. Sono stato invitato dal sindaco di Cagliari e dal presidente del Bari. Il primo mi ha invitato per motivi istituzionali e il secondo per motivi scaramantici, visto l'anno scorso a Latina. E sono due miei amici, però uno dei due sarà triste. Non vi dico che spero che sarà triste. Il pullman del Bari è arrivato in aeroporto intorno alle 14:30. Sui volti dei giocatori, di mister Mignani e del DS Polito, si legge già la massima concentrazione. Pronta a dar supporto alla squadra anche l'onda biancorossa dei tifosi che hanno prenotato la trasferta e quelli che saranno al San Nicola davanti ai tre maxi schermi. Per l'evento, promosso dalla SSC Bari con Aret Puglia Promozione, saranno disponibili 15.000 posti. In un'intervista al Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis si è detto emozionato per la finale. Sono fiero del San Nicola Stracolmo, le sue parole, uno stadio non violento e antirazzista, moderno e luminoso, con i suoi LED e i suoi show prepartita che tanto piacciono alla gente, il suo maxi schermo, le migliorie apportate grazie al gioco di squadra con il comune, che ringrazio. Questo per noi è uno dei successi più preziosi di cui menare vanto. Dicevano che al centro-sud, conclude, fosse impossibile fare grande calcio. Non è così. E noi ci fermiamo qui, questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito.